Bene, buongiorno. Mi mette un po' d'ansia questo microfono che non amplifica, ma poi si fa abbastanza in fretta comunque ad adeguarsi un po' alla tecnologia e anche alla tecnologia innovativa. Io davvero sono un po' emozionato e assolutamente contento di ospitare questa iniziativa per un paio di motivi. Quindi innanzitutto davvero ringrazio di cuore il professor Cattaneo e il Linux Group di Saronno, perché ha con tanta fatica, con tanto lavoro, con tanta passione creduto nell'uso di una tecnologia che in fondo va al servizio dei cittadini. Credo che questo poi sia in fondo il messaggio forte che sta dietro questo tipo di eventi. Noi per parte di scuola, al di là delle sollecitazioni anche ministeriali all'uso dell'open source, l'adozione di tutta una serie di tecniche e tecnologie che consentono dei risparmi, credo che ci siamo avviati verso un ulteriore elemento, e cioè quello di cominciare a un po' mettere in discussione un approccio didattico tradizionale, quello che sostanzialmente consente e si sviluppa su un modello di trasmissività, cioè un insegnante che normalmente spiega e gli alunni che ascoltano, poi fanno tanti esercizi e poi imparano. Funziona, ha funzionato con tutti noi, immagino, però adesso forse si punta su altri elementi, ed è quello l'elemento fondamentale, quello della partecipazione. Quindi la presa in carico personale del proprio processo di apprendimento, la collaborazione con gli alunni, un diverso rapporto con l'insegnante che non è onnisciente ma è comunque competente ed è una guida, e quindi un rimettere un po' in gioco se stessi e tutto quello che sta intorno. Quindi adesso non mi dilungo, ma gli obiettivi, come dire, stanno tutti dentro l'educativo, la collaborazione, la cooperazione, raggiungere un risultato collettivo, eccetera. E per quanto riguarda invece l'open source, penso che illustreranno molto meglio di me i partecipanti, i componenti del gruppo Linux di Saronno. L'unico elemento che mi viene da sottolineare è proprio l'idea di una partecipazione proprio democratica alla vita di tutti, e anche l'accesso democratico alle informazioni, alla conoscenza, e non è assolutamente poco. Se consideriamo che ultimamente ci sono delle grandi manovre proprio sulle grandi università, su quelle che si ritiene offrano qualità di istruzione, è perché si crede appunto che sia un valore. Ecco, noi vogliamo, io penso che questo possiamo condividerlo, che questo valore sia un po' un valore alla portata di tutti, un valore messo a disposizione dei cittadini. Ecco, io mi sento di concludere in questo modo. Ringrazio ancora tutti e ringrazio voi della partecipazione. Ringrazio l'assessora, si dice così, dottoressa Cecilia Cavaterra, e le cedo il microfono. Grazie, mi associo alle parole del dottor Pace, che ha sottolineato l'importanza per non solo l'accesso all'informazione, ma proprio per un accesso libero agli strumenti che ormai sono necessari per comunicare, per ottenere le informazioni. Quindi questo è un aspetto molto importante. Io ci tenevo solo a dire, visto che ci sono qua tanti ragazzi, che in realtà il sistema operativo Linux non nasce con questa esigenza, semplicemente da parte del suo giovane inventore, quindi un ragazzo giovane che era insoddisfatto di quello che c'era al momento, un sistema operativo più basato su Unix, quindi era insoddisfatto, e con le sue capacità e col fatto di essere una persona giovane, l'informatica è una scienza giovane, ha avuto la sua idea e poi dopo tutto quello che ne è conseguito. Quindi è importante che anche a scuola questo tipo di conoscenza venga insegnato, trasmesso, sviluppato, e sviluppato insieme ai ragazzi, perché proprio essere giovani, avere un approccio diverso, è fondamentale per l'innovazione. Quindi il fatto che
in una scuola e speriamo anche in altre ci sia questa apertura anche a nuovi sistemi e in particolare poi questo con tutto quello che con tutta la filosofia che è poi nata dietro Linux, quello dello sviluppo di sistemi, programmi open source, io credo che sia molto importante. I ringraziamenti chiaramente vanno a tutti i sostenitori di Linux, in particolare al Linux Group di Saronno, che collabora con l'amministrazione, collabora con le scuole, perché mettono a disposizione la loro competenza, le loro conoscenze, il loro tempo a disposizione degli altri e soprattutto dei più giovani. Quindi il ringraziamento va a tutti, a chi accoglie, a chi dedica il proprio tempo e soprattutto ai ragazzi, che sono quelli che hanno più i protagonisti, più voglia e più capacità di imparare e di innovare. Quindi io vi auguro oggi una buona giornata di lavori e che possiate diffondere, questa è sempre la cosa che io raccomando, parlate di quello che fate, parlatene in modo entusiasta, perché dobbiamo crescere tutti quanti in questa direzione. Grazie. Quest'anno il tema del Linux Day è l'innovazione. Questo è il tema del Linux Day di quest'anno, perché adesso vi farò vedere brevemente perché Linux è diventato innovativo. È innovativo. Allora, una breve presentazione filosofica, vi faccio vedere alcune cose. Che cosa serve per l'innovazione? La creatività. Quel signore lì era un grande matematico del passato, no? Per innovazione bisogna essere creativi, se no, se uno ripete sempre le stesse cose, non sarà mai innovativo. La cooperazione, questa è una cosa, diciamo che questo concetto filosofico è diventato comune dagli anni 80 in poi, e lo troverete anche in altri campi. Se voi fate mente locale, cosa è successo su internet, per quelli che hanno una certa età, no? 40 anni fa non esisteva. Adesso praticamente, se non esistesse qualunque attività, dalle vostre attività bancarie piuttosto che allo scambio di mail, di informazioni, in realtà internet è nata insieme ai primi concetti di software libero, e adesso lo vedremo perché. La condivisione delle informazioni. Chi non condivide oggi è morto, chi non condivide le informazioni è morto, chi se le tiene. Il concetto di brevetto comincia a scricchiolare. Innovazione è fantasia e fatica che durano nel tempo. Intelligenza di tanti, la capacità di immaginare e realizzare nuovi modi di produrre, cooperare, conoscere e conoscersi. Per chi ha lavorato in azienda sapete cosa è successo negli ultimi 30 anni, no? Cioè una volta le aziende innovative sono quelle che sono rimaste. Chi è rimasto ancorato ai concetti degli anni 70-80 non esiste più nel mercato. Voi pensate che l'IBM, scusate, un nome per tutti, si è autoinventata il fatto che non produce più un computer che uno, ha venduto le proprie attività e si è reinventata come fornitore di servizi. Fornisce solo servizi, i computer se li compra, salvo i super server. Mobilitazione larga e duratura di testi di corpi. Non si può fare innovazioni per 6 mesi e poi smettere. Queste cose qui in Italia le abbiamo viste, no? Sentiamo parlare di ricerca, di sviluppo, di danni, ma nessuno ha mai fatto niente. Queste sono delle citazioni letterarie. Se ho una mela e tu hai una mela, ce le scambiamo, abbiamo ancora una mela. Ma se ho un'idea e tu hai un'idea, ce le scambiamo, abbiamo entrambi 2 idee. Guardate, è Bernard Shaw, è vecchissima come citazione. Quindi l'informatica, questa filosofia ha fatto nascere il software libero. Adesso vediamo rapidamente cos'è il software libero. Si basa su quattro libertà. Sono state scritte da Richard Stallman. Parliamo degli anni 80, non degli anni 2000. La libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Se io compro un programma ho il diritto di usarlo per qualunque cosa. Non se compro, se ho un programma ho il diritto di fare qualunque cosa. Libertà di studiare il programma e modificarlo. È importante questo, perché vuol dire che il codice del programma deve essere aperto. Cioè io devo avere la possibilità di sapere che cosa fa il mio programma e modificarlo. Cioè se io ho un programma e non mi va bene per i miei scopi,
devo avere la libertà di cambiargli quattro righe di codice per fare quello che voglio io, non quello che vuole Bill Gates piuttosto che anche l'altro Steve Jobs, perché è uguale, Apple e Microsoft sono uguali, sono chiusi. Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. Se io ho fatto un programma o l'ho modificato, devo avere la possibilità di darlo a chiunque liberamente. Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Quello che dicevo prima. Queste sono le quattro libertà fondamentali del software libero, che comunque queste stesse cose sono poi applicate anche in altri settori. Uno per tutti, per chi ha seguito le vicende della mappatura del DNA. La mappatura del DNA, le sequenze, tutte quelle cose lì, una volta era un progetto chiuso, era un'azienda che lo faceva. A un certo punto ha deciso di aprire i propri codici e la mappatura del DNA è stata finita in 6 mesi. Cioè praticamente tutte le università, tutti gli enti sanitari hanno avuto la possibilità di accedere al loro codice e si sono messi a lavorare tutti assieme. Adesso facciamo brevemente un po' di storia del software libero. Il punto zero del software libero è stato quando all'MIT, che è il Massachusetts Institute of Technology, una super università, c'erano allora le stampanti Xerox, vi ricordate le prime fotocopiatrici, no? Erano collegate in Unix, che era un altro sistema operativo. A un certo punto la Xerox ha cambiato il protocollo di stampa e loro non vedevano più la coda di stampa. Cioè io avevo 5 computer che andavano su una stampante sola e uno non sapeva cosa stava facendo la stampante. Questo ha fatto arrabbiare un po' i signori dell'MIT, che sono molto alternativi, no? Successivamente cosa è successo? È stato il boom negli anni 80, il boom dell'informatica, l'inizio. Sono stati i programmatori dell'MIT, no? I super ingegneri, sono stati assunti da società private, però con l'impegno di non divulgare i codici dei programmi. Cioè loro venivano assunti a patto che tenessero chiusi i programmi che sviluppavano. Richard Stallman, che era un signore all'MIT, che era stato uno di quelli che si era arrabbiato con quella storia lì, ha detto non mi sta bene, si rifiutano di lavorare per le società private. Nel 1985 è stata fondata la Free Software Foundation, un'organizzazione senza fini di lucro per lo sviluppo e la distribuzione di software libero. L'obiettivo qual era? Allora, sviluppo di un sistema cooperativo completo, compatibile con Unix. Allora, c'era Unix, che era dell'ATT, la Bell, la più grande, era una delle grandi società di telefonia americana. Allora, l'informatica è nata nel settore della telefonia, perché con l'informatica riuscirono a gestire meglio i centralini, le comunicazioni, cioè avevano già capito alla Bell che senza l'informatica la telefonia sarebbe morta. Parliamo degli anni 80, in America. La Bell, che era enorme, la TT Bell, fu processata per antitrust, perché nei paesi anglosassoni l'antitrust esiste e funziona, no? E fu smembrata, da cui nacquero le famose baby bells, per chi si ha una certa età. Cioè, da una società telefonica sola in America, ne fecero 7, 8, 10, no? Tutte le chiamavano baby bells. Ciascuna di queste aveva la possibilità di cedere Unix, l'aveva ceduto alle università. Unix, a un certo punto, venne chiuso di nuovo. E praticamente le università non ebbero più la possibilità di parlare di Unix fra di loro. Boh, allora Stallman decise di fare un sistema operativo compatibile con Unix, ma distribuito con licenza permissiva, con tutti gli strumenti necessari liberi. E lì nacque il progetto GNU, che sta per GNU non è Unix, no? Boh, anche qui cosa è successo subito dopo? E questo è un altro concetto di cui sentirete presto parlare, il copyright, cioè i brevetti contro il copyleft. Stallman inventò e rese popolare il concetto di copyleft, un meccanismo legale per proteggere i diritti di modifica e di ridistribuzione per il software libero. Poi se volete approfondire c'è una serie di licenze che... Nel 91, parliamo di 20 anni fa, Linus Torvalds, che era uno studente finlandese che però adesso abita negli Stati Uniti,
usò gli strumenti di GNU per sviluppare e produrre il kernel. Il kernel è la parte principale del sistema operativo, quello che interloquisce con tutte le periferiche. I programmi esistenti del progetto GNU furono adattati per funzionare con il kernel Linux, cioè praticamente Stallman e Linus Torvalds si misero assieme, utilizzarono le proprie competenze e nacque Linux. Allora, adesso vediamo cosa è successo in Linux negli ultimi, da quando è nato a oggi. Dal 91, in cui è nato il kernel, lui era uno studente, un ragazzotto di 19 anni, giù di lì. Allora, partì da una stanza in un college, è andato a finire su tutti i telefonini. Per chi di voi non ha in tasca un Apple, uno smart, cioè l'iPhone, tutti gli Android derivano da questa roba qua. Tutti quelli che avete in tasca il Galaxy piuttosto che... Allora, nel 91 lui mandò, esistevano già le email negli Stati Uniti nel 91, Linus Torvalds inviò un famoso messaggio, disse, vabbè, l'ho tradotto in italiano, salve a tutti, sto preparando un sistema operativo libero per hobby, non sarà grande e professionale, scrisse nel 91, vediamo dove siamo andati a finire. Allora, nel 92 Linus licenzia Linux sotto GPL, un tipo di licenza, vabbè, una decisione importante che contribuirà al suo successo negli anni a venire. Era completamente libero. Nel 93 questo signore scrive la prima distribuzione, mette assieme la prima distribuzione, cioè mette assieme il kernel, le interfacce, gli mette sopra dei marchi, queste cose qui, mette dentro un word processor piuttosto, e nasce la prima distribuzione, Slackware, che esiste ancora. Da dove nasce il pinguino? Me la da ridere, ma in un viaggio in America del Sud fu morso da un pinguino. Nacque solo da lì. Nel 98 due nomi pesanti, Oracle, che non fa solo barche a vela, come voi sapete, e Sun, che oggi non esiste più, è stata mangiata da Oracle, che comunque faceva le più potenti workstation per grafica degli anni 90. Cioè, se uno, come è successo a me purtroppo per vista l'età, di lavorare nel campo della grafica, la grafica intendo grafica tecnica, le stazioni tridimensionali, le prime erano tutte Sun, costavano una schioppettata, però avevano del software meraviglioso. Hanno deciso, si sono accorti che siccome girava tutto su Unix, che non aveva più senso usare Unix, decisero di supportare Linux. Nel 99, quindi parliamo di 14 anni fa, Red Hat, che è un'altra società che vende, allora poi facciamo un altro discorso, si dimostra che con Linux si possono avere profitti. Red Hat, che è una società per azioni che esiste tuttora, no? Si quota in borsa a New York. L'azione in un battibaleno sale di 8 volte. Questa è la società, esiste ancora, che gestisce tutte le transazioni bancarie del Banca Popolare di Milano, piuttosto che Banca Intesa, piuttosto che i server. Voi da quando andate in banca, i server dietro sono generalmente tutti Red Hat. Cioè i server che sono a Milano piuttosto che a Roma, sono tutti Red Hat. Quello che voi vedete è puramente un'interfaccia Windows che probabilmente non fa nulla. E parliamo del 99, quindi 15 anni fa. Al momento Red Hat, ad esempio, è la società che nel campo di Linux ha il fatturato più alto, perché l'open source non vuol dire che è gratis. I servizi si pagano. Cioè, quando sono servizi, le banche pagano l'assistenza delle ditte. L'IBM, nella sua trasformazione da società di hardware a società di software, il Super Bowl, che tutti voi penso sappiate, almeno i ragazzi, se penso che lo sappiano, è il football americano, no? E al Madison Square Garden fece apparire questa cosa qui, un enorme striscione con The future is open, il futuro è aperto, ed è rimasta strettamente connessa a questo slogan. Nel 2005 se ne accorge anche il mondo del business, no? Ritiene Linux un grande successo, Business Week, e mette Linus Torvalds, che è quel signore lì, ormai un pochino più attempato rispetto al 1991, in copertina. Nel 2007, quindi parliamo di ieri,
e nasce la Linux Foundation, la fondazione Linux. Questi, voi vedete, alcuni dei marchi, questi sono i principali, poi ce ne sono, non ci stavano tutti, no? Con lo scopo di unire in un club tutti quelli interessati a Linux. Vedete, ci sono dei nomi pesanti, cioè Samsung, lo vedete per i telefoni, per quelle cose lì, no? E per i computer. Ma vedete anche degli nomi strani, che uno si dice, ma che ci stanno a fare? Vedete Toyota? Toyota, che fa, come tutti voi sapete, fa le automobili, oggi i sistemi operativi dell'informatizzazione dell'auto, perché ormai se voi comprate un'automobile in realtà comprate un computer, sono gestiti generalmente da Linux. Cioè, quando voi accendete l'autoradio di Toyota, dietro c'è un multiplayer, un player musicale gestito da Linux. C'è Panasonic, ma ce ne sono altri, eh? C'è Google. Google? Uno dice, Google mi serve solo per le ricerche. No, non è vero, perché Google sta facendo dei sistemi operativi per uscire direttamente loro, è un Linux modificato, di poco, ma ad esempio tutti i server di Linux, di Google, ma anche quelli di un'altra cosa che voi conoscete tutti, che è eBay, sono tutti gestiti da Linux, tutto, eh? Nel 2010 c'è stato il boom di Android. Android ormai vendono più smartphone piuttosto che computer tradizionali, no? I tablet piuttosto. Mi sembra che quest'anno ci sia stato il sorpasso del numero di tablet rispetto al numero di notebook venduti. Questo è il marchio di Android, lo conoscete tutti. Con Android si riescono a fare un sacco di altre cosettine. Oggi dove trovate Linux? Allora, vi faccio vedere quattro esempi. Questo qui è la scheda che è là in fondo, è un microcomputer, si chiama Raspberry, dopo ve lo faccio vedere. Quella là è l'International Space Station. International Space Station, l'affare su cui c'è su Parmitano, oggi è gestita integralmente da Linux. Perché, vabbè, dopo vi dico una battuta. Nel 2 anni fa un russo, come al solito, ha fatto i guai, ha portato su un portatile personale che era infettato con i virus. Insomma, non è andata molto bene, ecco. Da lì poi questi qui sono i supercomputer, questo qui in realtà è un supercomputer, mi sembra cinese. Adesso si fa la gara chi fa i supercomputer più potenti, più grossi, si parla di teraflop, una quantità incredibile di informazioni. L'unico sistema operativo che riesce a gestire decine, centinaia di microprocessori tutti in parallelo e Linux. Quello là, uno dice, ma cosa ci sta a fare? È un decoder satellitare. Decoder satellitari, quelli furbi, non quelli che comprate a MediaWorld, hanno sopra Linux, perché voi li potete gestire da remoto. Si possono fare anche cose ai limiti della legalità, ma ve le risparmio. Questo è una diapositiva che ho scaricato da internet. Allora, guardate un po'. 9 computer su 10, i supercomputer, non queste robe qui, sono gestiti da Linux. I televisori, se voi adesso comprate un televisore, i famosi Smart TV, no? Che li accendete, dice, ma questi fanno un computer, sono generalmente gestiti da Linux. I sistemi, le torri di controllo, sono gestite tutte da Linux. I sistemi di controllo radar e tutte quelle cose lì, è tutto Linux, perché nessuno si può permettere di... come si dice, di avere un sistema operativo che magari si impianta mentre sto gestendo il Boeing che sta venendo giù. Poi l'International Space Station, le banche, e piuttosto più che le banche direi oggi le borse. Le banche tutto sommato non fanno tante transazioni via computer, ne fanno tante, ma quello che è importantissimo sono le borse, cioè chi compra e vende azioni. Oggi ci sono dei traffici in borsa, vabbè, non è per noi, ma fanno delle miliardi di transazioni al secondo. Poi ci sono, ogni giorno sono venduti 1,3 milioni di telefonini Samsung, cioè Android, scusate. Quelli là sono i nomi pesanti che utilizzano Linux: Google, Twitter, Facebook, Amazon, sono tutti gestiti da Linux, tutti. Poi, in fondo c'è le nuove automobili, Tesla e Cadillac. La Tesla è l'automobile quella completamente elettrica, no? Che costa ancora una schioppettata, ma prima o poi abbasseranno i prezzi. È gestita integralmente da Linux. Questo qui è un progetto
nuovissimo per avere dei personal a bassissimo consumo e costo da inviare nei paesi in via di sviluppo. E questo hanno preso una distribuzione Linux, gli hanno tolto tutto quello che era possibile e l'hanno installato sul computer a basso costo. Questo è quello che è successo negli ultimi, diciamo, 20 anni. Molti di questi signori non erano nati. Allora, il networking, la rete, è nata negli anni, fine degli anni 70, nelle università americane, perché hanno cominciato a scambiarsi le informazioni. In realtà esisteva già una rete, l'ARPANET, che serviva a scambiare le informazioni fra i militari. No? Subito dopo, ma la rete serviva solo a scambiarsi dei file all'inizio. Cioè, io facevo un file, alzavo il telefono e dici, guarda, c'è il file pronto, vientelo a prendere. Lui da San Francisco, in California, andava a New York, si scaricava il file e continuava a lavorare. Dopo è stato tolto il telefono e sono nate le email. Stiamo parlando degli inizi degli anni 90. È stato il primo passo, non esisteva ancora il www, che è nato subito dopo. Perché oltre a scambiarsi email, cominciate a dire, ma forse possiamo scambiarci anche informazioni in modo codificato. Sono nati i primi siti web che erano molto disordinati. Poi sono arrivati quelli che hanno capito che con la rete si poteva fare il business. Poi sono apparsi i social media, Facebook, piuttosto che quella roba lì, sono nate, diciamo, negli ultimi 10 anni. Nel frattempo internet è aumentato di utilizzo, tutti voi negli anni 90 sapete, non sapevate neanche che cos'era, oggi credo che ci sono case con 1, 2, 3, 4 computer e tutti lo utilizzano quasi costantemente, e sono nati i social media. Ma dopo ancora, e questo è di oggi, nasce il famoso concetto di cloud computing, cioè voglio dire, il cloud vuol dire che non i dati, che è già un'altra cosa, posso avere i dati remotati su un computer Amazon piuttosto che un altro service provider che mi tiene là il mio archivio, ma posso avere le applicazioni in remoto. Cioè io non ho bisogno tutti i giorni di avere un AutoCAD. Quando mi serve lo affitto in remoto da uno che mi fornisce il suo servizio. E generalmente questi server girano tutti con Linux, anche se AutoCAD è l'unico prodotto che non gira sotto Linux, ma va bene. E questo è quello attuale. Il futuro sarà ancora diverso. Allora, cosa sta succedendo? Il mondo sta diventando strumentato. Voi pensate che i frigoriferi stanno diventando intelligenti, cioè stanno montando sopra dei microprocessori per sapere cosa avete dentro. Molti di voi hanno in tasca il telefono che permette di pagare la cassa, poi le casse non sono attrezzate, al supermercato di non passare più neanche alla cassa. Cioè voi premete sul pulsantino, prendete i prodotti e uscite dalla cassa senza pagare. Il mondo sta diventando interconnesso. Esiste? No, lo paga con la carta di credito. Il mondo sta diventando interconnesso. Questo è abbastanza ovvio. Per i ragazzi magari uno dice, ma cosa vuol dire? Perché loro non hanno vissuto quello che è successo. Tutto sta diventando intelligente. Io ho fatto l'esempio del frigorifero, ma il televisore una volta, avevate un telecomando, canale 1, 2, 3, oggi, ripeto, accendete un televisore, vi fa da media player, piuttosto che navigate su internet, vi scarica gli aggiornamenti in automatico. Si fanno altre cose, ma il concetto è che tutto sta diventando, con un termine anglosassone, smart, cioè intelligente, furbo. Allora, cosa vuol dire che il mondo sta diventando smart? Le applicazioni e i dati si sposteranno sul cloud per avvantaggiarsi delle economie di scala e per i risparmi energetici. Allora, se io non ho bisogno tutti i giorni di un'applicazione, mi serve 10 minuti al giorno, me l'affitto per quei 10 minuti. L'accesso al cloud deve avvenire da terminali stupidi, diversi, dallo smartphone al computer. Quindi i sistemi operativi devono parlarsi fra di loro, se no non si riottiene nulla. I formati dei dati, questo è importantissimo, devono essere aperti per scambiarli con sistemi diversi. Questo è il concetto di open data, questa è una di quelle cose che le nostre amministrazioni, ad esempio, non hanno capito. Generalmente i formati delle pubbliche amministrazioni sono chiusi. Cioè voi non avete accesso
ai vostri dati. Allora, perché Linux? Perché è molto stabile ad alti carichi di lavoro, quindi i cloud, i server e i supercomputer. Sistema operativo per applicazioni cloud è standard. È il sistema operativo più verde, cioè quello che a parità vi permette di usare hardware a bassissimo costo e a bassissimo consumo per fare le stesse cose che fareste con un computer. L'architettura ARM poi ve la spiega qualcun altro, sono i computer di nuova generazione che addirittura non hanno neanche il disco fisso, possono partire da una scheda SD. È sempre più semplice da usare. Allora, è attraverso la cooperazione il più innovativo, quello che introduce prima le innovazioni software e supporto hardware. Vi spiego rapidamente, il concetto è che è ciclico. Allora, viene rilasciata una distribuzione Linux, viene data agli utenti, se ci sono degli errori torna indietro e in tempo 3-4 giorni viene emessa la cosiddetta patch, la correzione. Provate a farlo nel mondo Windows, voi dovete aspettare la release di Windows 8.1 che è nata dopo un anno, mi sembra, da quando è uscito Windows 8 e tutti cercavano il pulsante Start. Allora, vediamo perché, quali sono i vantaggi su un computer normale. Non avete i virus, avete un sistema stabile e quindi non vi scordate le famose schermate blu. È un sistema gratuito, non pagate il sistema operativo. Non usate software piratato. Scommetto chi di voi ha un Office di Microsoft a posto, le licenze, nessuno. Per avere una gestione autonoma di installazione dei programmi. Gestisce meglio l'hardware. Allora, poi ancora, è molto più veloce all'accensione. Questa è una macchina di 6 anni fa, poi vi faccio vedere. Poi, il supporto è gratuito e illimitato. Qualcuno vi dà sempre una mano. Il sistema operativo viene sempre aggiornato. Si può usare anche hardware vecchiotto, di là ve lo faranno vedere. Hardware, parliamo di 10 anni fa. Si ha un sistema più sicuro, il codice sorgente è vostro. Non succede quella cosa che è successo con Skype di questi giorni dell'NSA americana, che l'NSA sfruttava il codice che gli aveva dato Skype per sentire le nostre conversazioni. Perché è successo questo? No? Adesso l'ETA si scatena, ma bastava leggere i giornali 15 giorni fa che Skype aveva dato il codice per leggere tutto quello che succedeva. Allora, queste sono due citazioni. Abbiamo migrato, questa qui è la NASA, abbiamo migrato le funzioni chiave da Windows a Linux perché avevamo bisogno di un sistema operativo stabile e affidabile. Uno che ci desse la possibilità di controllarlo con risorse interne. Se desideriamo correggerlo, fare aggiustamenti o adattarlo, siamo in grado di farlo. Allora, la distribuzione Linux comprende queste cose qui. Un Linux è il kernel, che è la parte principale che colloquia con la macchina. Poi ci sono gli strumenti base del sistema operativo, software addizionale, ma vi danno anche tutti i codici sorgenti. La documentazione, cioè voi avete dentro una directory in cui ci sono tutti gli help e tutto quello che è possibile. Il server grafico, che è l'interfaccia che vedete, e poi altre cosettine, no? Allora, queste sono le famose distribuzioni. Le distribuzioni sono quello che voi scaricate da internet oggi, una volta si trovavano sulle riviste. E alcuni di marchi sono abbastanza noti, sono un po' di tutto. C'è Ubuntu, c'è Fedora, ma ce ne sono tantissime. Allora, si risparmia con software libero. Oggi, Windows 8, la versione upgrade, non quando andate a comprarlo, perché se avete una macchina con Windows XP e volete installare Windows 8, vi chiedono quella cifra. Una distribuzione Linux costa zero. Questo è il motivo per cui chi ha l'Office piratato l'ha messo fuori mercato, è che verrà messo un codice e viene affittato a 99 euro l'anno per 5 computer. E lui fa in tempo reale il controllo se avete il codice. Cosa succederà? Che man mano quelli che hanno questo premium qui distribuiscono i loro documenti, voi non li potete leggere, vi dovete adeguare. Photoshop da quest'anno costa 25 euro al mese. Al mese? Allora la domanda è, posso fare le stesse cose in Linux? Certo.
Ma io provocatoriamente ho detto la stessa cosa. Se voi aveste un Apple, che è esattamente un Linux ma con i codici chiusi, cioè Apple ha preso una versione Linux, la BSD, gli ha fatto su un po' di cose, l'ha chiuso, non vi dà i sorgenti, se lo volete lo comprate, ma voi vi fareste la domanda, posso fare le stesse cose con Apple che con Windows? No, non me la fareste. Allora, il vero vantaggio del software open source è questo, la protezione degli investimenti in tecnologie informatiche. Non è tanto per noi utenti normali, quanto per le grandi aziende piuttosto che per le banche. Cioè, quando loro hanno lo sviluppo, se voi avete un prodotto Microsoft dovete chiamare qualcuno di Microsoft. Qui invece basta chiamare o avete risorse interne, oppure c'è la possibilità di chiamare fuori la comunità di gente che vi ci mette le mani. Allora, come si fa a provarlo? Con una distribuzione live, ve la possiamo dare, infilate dentro il DVD, il CD o quell'altro, o la chiavetta adesso, e la potete provare senza distruggere niente. Oppure fate il backup del disco, sempre farlo anche se non volete installare Linux, aggiungo io, no? E lo si può installare in dual boot, cioè avete una macchina che può partire o con Windows o con Linux. Oppure se volete spazzare via Windows, cosa che non vi consiglio. Vabbè, questa è una cosa pubblicitaria. E ho finito la presentazione. Se ci sono domande... Il mio compito, ma ci metto solo 5 minuti, è spiegarvi com'è nata l'idea delle nostre lavagne interattive multimediali. Allora, voi avete qui un esempio di una lavagna interattiva commerciale dove la superficie, grazie a delle penne particolari, diventa interattiva. Il costo di questa lavagna interattiva è sui 1.500 euro. Vuol dire che è un investimento grosso, una scuola che ha 10 aule deve spendere 15.000 euro per le lavagne interattive. Noi all'Aldo Moro siamo riusciti ad avere una limite in ogni aula spendendo moltissimo meno. Penso che siamo l'unica scuola della provincia con una limite in ogni aula, l'unica scuola secondaria della provincia. Come ci siamo arrivati? Intanto accendo il computer. Allora, l'idea è nata 3 anni fa, quando sono arrivate un paio di Lima scuole, i ragazzi della mia classe, delle mie classi, si lamentavano perché dicevano, insomma, tutti, gli altri hanno una Lima in classe e noi non ce l'abbiamo. Allora abbiamo navigato un po' in internet con i ragazzi che adesso sono in terza e con una terza che è già uscita. Abbiamo navigato un po' in internet e abbiamo trovato un sistema basato su Linux. Come funziona questo sistema? Che cosa avevamo a disposizione? Avevamo un computer datato 2001, quindi un computer nuovo. Avevamo a disposizione quello. Avevamo a disposizione un proiettore, anche lui con la sua età, perché era stato messo da parte perché aveva qualche problemino che noi abbiamo risolto, un computer vecchio, una chiavettina Bluetooth. Allora, il sistema funziona così. Il computer, un telecomando della Wii, una penna raggi infrarossi. Queste sono due penne commerciali, si trovano su eBay o sui siti che le vendono. Questi sono due esempi che ho preso a caso dal tavolino là, costruiti dai ragazzi. Una fatta da un vecchio evidenziatore, una costruita su un dinosauro. Connettiamo via Bluetooth il telecomando della Wii e il computer. Se avete il Bluetooth acceso, spegnetelo. Perché i ragazzi invece il telefono ce l'hanno tutti spento, con questo sistema li becco subito se ce l'hanno acceso. Allora, come funziona? Il telecomando della Wii, che è quello che alcuni di voi hanno in casa per il videogioco, si connette via Bluetooth al computer. Che cos'è il telecomando della Wii? È una webcam a raggi infrarossi, vede solo gli infrarossi. Ok? Adesso si è connesso. Quindi quando io ho una penna a raggi infrarossi, adesso voi vedrete che io schiaccio ma non vedete niente perché i nostri occhi non vedono gli infrarossi, ma il telecomando sì.
Quindi io calibro, sto facendo imparare al computer le posizioni. Lui capisce che qua si è accesa la lucina. Ok, una volta calibrato il sistema io ho praticamente in mano un mouse. E posso usare il computer da qua, quindi posso, non so, fare con i ragazzi un gioco. Posso, non so, vediamo, scegliamo matematica che è la mia materia. Vedete, io sto usando il computer. I ragazzi dicono Numpty Physics perché è un giochino che quando avanzano 5 minuti alla fine della lezione facciamo in classe un giochino di fisica. Carino. Adesso io non vi annoio, vi volevo solo far vedere che funziona. Ci sono tutti i software che ci sono in una LIM commerciale. Tutti Linux, tutti gratuiti e tutti funzionanti. Noi ci connettiamo a internet, i ragazzi delle mie classi elaboriamo le cose in classe, le mettiamo sul sito della scuola, loro da casa le possono riprendere, studiare, continuare il lavoro. E avendola in tutte le classi, anche tutti gli, adesso io poi sono quello che l'ha un po' pensata all'inizio, quindi sono quello che la usa di più, però tutti gli altri insegnanti, avendola in classe, avendo il materiale, hanno anche la sfida dei ragazzi, no? E tutti pian piano stanno iniziando ad usarla. Il professore di musica la usa tanto, la professoressa di religione, gli altri professori di matematica. E oggi abbiamo poi, per chi vuole, io ogni ora oggi presenterò bene tutto il sistema operativo, faccio vedere anche come si può fare lezione, eccetera. Oggi facciamo invece una premiazione, perché i ragazzi hanno costruito le loro penne a raggi infrarossi. Per esempio noi riusciamo a spegnere il computer usando un dinosauro. Ecco, e così è un po' la storia di tutta l'informatica della nostra scuola. I nostri laboratori che potete visitare funzionano tutti con Linux. I nostri ragazzi imparano a usare Linux e non hanno comunque l'handicap poi di tornare a casa e usare Windows, perché i ragazzi sono quelli più smart, no? Sono quelli più adattabili, imparano a usarne uno, imparano a usarne 100. E imparano anche che possono avere a casa un sistema operativo che funziona bene e che non hanno bisogno di andare ad acquistare. Vedrete per esempio nel laboratorio della primaria, per chi vuole, abbiamo un sistema di controllo dalla cattedra, di controllo su tutte le postazioni dei ragazzi. È un sistema nato in Grecia, perché sapete che la Grecia non è messa benissimo, no? In questo periodo. Gli insegnanti greci, linuxiani, si dice così, di greci, si sono studiati in proprio un sistema che da solo costa migliaia di euro, invece per noi è gratuito. Adesso usciamo così premiamo i ragazzi. Degli organizzatori della giornata, il Linux User Group si è riunito e abbiamo deciso di premiare con il primo premio, che è un computer con mouse, tastiera wireless, offerto dall'associazione Progetto Nuova Vita nell'aula di là. Abbiamo deciso di premiarne una. In realtà premiamo tutti, perché abbiamo trovato un sacco di idee geniali, come il dinosauro, ma anche la penna a raggi infrarossi wireless, che non ha neanche la batteria dentro. Abbiamo un piccolo ingegnere che l'ha pensato, o il guanto a raggi infrarossi. Allora, abbiamo deciso di premiare Gabriele Cappellaro. Vieni, vieni, Gabriele. Che ha realizzato la penna a raggi infrarossi. Beh, spiegala tu, dai. Che ho preso un evidenziatore che è lo scarico. E sempre con una chiavetta rotta gli ho messo una pila ricaricabile con un LED e un tastino. E un tastino, bravissimo. Bravo. Quindi lui andrà a ritirarsi il suo premio. Invece
tutti gli altri possono poi venire qui da me e ricevere un premio di consolazione, diciamo, ma siete stati tutti bravissimi. Nel frattempo vi avviso che il Linux Day continua e continua nel cortile della scuola. Qui ci sono le frecce dove potete seguire le varie attività, quelle che sono state presentate. Ciao, sono qui al Linux Day di Saronno insieme agli alunni della scuola e oggi sono qui per il GULP, che è il gruppo utenti Linux di Lunate Pozzolo e vi voglio presentare il mio rover. Questo rover è un quattro ruote motrici che mediante una scheda ArduPilot può essere comandata a distanza fino a 2 km e può compiere delle missioni in autonomia, perché tramite il GPS, i comandi e i vari sensori permette di essere completamente autonomo. Ho montato una telecamera che attraverso la telecamera posso trasmettere il video a terra e tramite questi occhialini comandarlo a distanza. E niente, è fatto tutto a mano, cioè costruito da me. Qua sotto c'è tutta la centralina e l'apparecchiatura e volevo presentarlo appunto in questo evento del Linux Day, perché insieme proprio ai Linux che ci sono in giro in Lombardia, specialmente quello di Lunate Pozzolo, sviluppo insieme durante le sere, tutte le settimane ci incontriamo e sviluppiamo queste cose. Abbiamo sviluppato questo, abbiamo sviluppato il quadricottero, abbiamo sviluppato delle applicazioni web per permettere ai cittadini di interagire con i dati territoriali. E questo è un po' il nostro lavoro e ci auguriamo che anche voi, quando diventerete grandi o comunque anche da subito, iniziate a fare queste bellissime cose. Vi ringrazio tutti, alla prossima.
Grazie.